Alessandro Iacobucci, come state preparando questa nuova, importante, delicata trasferta? Ma la sto preparando come tutte le settimane, lavorando per dare il massimo sabato a Novara e cerchiamo di migliorare dove dobbiamo dare qualcosa in più. Due gol subiti in 9 giornate, è anche una bella responsabilità quella di mantenere questo ruolino dei marci. Sì, è una bella responsabilità, però sinceramente non è che ci sto pensando, io penso a fare bene tutte le settimane e insieme alla squadra diamo tutto il massimo per dare tutto il sabato. È una tira che continua a dare conferme in fase difensiva, ovviamente il contributo importante arriva anche da te, una grande crescita a partire da quel debutto un po' così e così in quel di Empoli. Sì, il debutto di Empoli ci ha fatto capire tante cose, che la categoria è diversa e dobbiamo dare di più ogni partita. Secondo me stiamo vedendo, ora bisogna solo continuare su questa strada e non mollare mai, non mollare neanche un centimetro. Conosci il campo di Novara, conosci l'avversario, cosa ti aspetti da questa partita? Mi aspetto una partita molto difficile, loro col dente avvelenato, noi dobbiamo andare lì ancora più col dente avvelenato per dare il massimo e portare a casa il risultato. E chi fa sogni di gloria cosa risponde? Ci vista anche la buona posizione di classifica. Io sinceramente non ci ho pensato, io penso solo al nostro obiettivo e quello diciamo della salvezza, siamo proprio posti all'inizio. Poi quando raggiungiamo quell'obiettivo, quello che verrà è tutto di guadagnato e sarà bellissimo, servirà. Alessandro, tu rispetto ad altri giocatori arrivati qui in estate, insomma, arrivavi da una stagione positiva, altri sono in cerca di rilancio. Nel tuo futuro comunque vedi la Serie A, ti aspetti di tornare a Parma l'anno prossimo? Io spero sempre, io lavoro per arrivare in alto, poi io faccio di tutto per arrivarci. Un sogno è quello di tornare a Parma e fare qualcosa lì. L'intesa con i compagni di reparto state migliorando, cosa è cambiato anche rispetto alla gestione Oteri, anche a livello di automatismi tra di voi? Secondo me non è cambiato molto, giochiamo sempre a tre, però siamo sempre più coperti. Quando difendiamo non è che difendiamo i tre e basta, siamo tutta una squadra, anche gli attaccanti da partire da Giona, da Sghezzo oppure Jefferson hanno una mano subito da quando riparto loro dalla porta loro e quello è un grande aiuto per noi. Grazie. Niente. Ciao.